Buonasera a tutti, buon anno, buona vita, buona esistenza e bentornati su Ma Cosa Guardi. Io sono veramente euforica, tipo il tizio dello streaming illegale, ma soltanto per un motivo che finalmente, dopo 4 stagioni, la puntata che tutti, ovvero io, me stessa e me medesima, volevamo, è qui! È con me Laura. Ciao, ciao a tutte e a tutti. A chiunque abbia deciso di seguirci oggi ed avventurarsi nel fantastico mondo di Forks insieme a noi, la puntata su Twilight. Finalmente è arrivata. Era il momento che tutti stavamo aspettando, più o Sì, meno sì. da boh, Anni, anni, direi. anni, secoli, da quando è uscito Twilight. Quindi ancora non sapevo che un giorno sarei finita in radio, ma la mia passione per Twilight fa sì che io dovevo giungere qui. Quindi, signore, venite in questo viaggio con noi, non fate domande, seguite il flusso, andiamo. Allora, velocissimamente, perché è una domanda di rito e perché è giusto saperlo. Laura, cosa stai guardando in questo momento? Allora, in questo momento mi sono dedicata, anche se un po' in ritardo, alla visione della quarta stagione di Black Mirror, perché mi sono voluta addentrare in questo mondo sci-fi cibernetico. E in particolar modo l'ultimo episodio che ho visto, credo proprio ieri sera, è stato Black Museum. E in realtà ho finito qui perché so che c'è una quinta stagione di Black Mirror, ma l'ho già vista. Non chiedetemi questo salto temporale, ma Noi è non ci stato curiamo. effettuato. Sì, Va sì, bene sì. così. Bene, però tu nel tuo tempo libero guardi Twilight, no? Così Perché sembra che Laura nel tempo libero fa niente a guardare Twilight. esattamente così. Esattamente così. In realtà io e Laura passiamo le nostre giornate a inviarci meme su Twilight. Assolutamente vero, lo facciamo da anni, ma in realtà dalle nostre prime iscrizioni su Ragazzi, Tumblr. perché noi da Tumblr siamo passati da Instagram, siamo ancora su Tumblr, ma su Ancora, Instagram sì, sì. tuttora reblogghiamo, repostiamo Postiamo. soltanto per Twilight e anche eventuali sfondi da Sì. inserire nel nostro Perché cellulare in dopo fondo, decenni. sì, è questa la realtà. Perché voi dovete sapere, io ho anche testimoni, che io pre-pandemia, cioè paventavo tipo una Cassandra della vita, che signore e signori, sarebbe tornato Twilight alla ribalta. E la gente diceva, no, ma tu sei pazza, che tu sei un'infervorata, sei una fomentata dai tempi andati. E invece è così, ragazzi, cioè su internet spopolano, poi voi direte, sarà il tuo algoritmo, Carla. No, non è No, vero. assolutamente no. Spopolano meme contro meme di Twilight. E noi siamo pronti, comunque, per questo. Per farlo riemergere, Parne. riparlarne e ridiscuterne, soprattutto con, diciamo, una lente nuova, una prospettiva Nuovi nuova, occhi. nuovi occhi, che però continueranno a guardare i film di Ovviamente, cioè che Twilight, proprio per sanno. questo motivo, Sì. per rievocare il passato e cercare, diciamo, nuove references da prendere in Relazioni, nuovi punti considerazione, di lo si vista. continua a vedere, tant'è che io ogni volta che, diciamo, si avvicina il periodo autunnale, Sì. il tempo mi porta a Cioè. rivagare in quegli scenari, come diceva Carla Allora. prima, di Forks, anche perché viviamo in una città che Che si presta bene, si presta diciamolo. molto bene, Cioè, io non vorrei sì. dire, Laura è arrivata nel mio studio di casa mia con il sole. Se adesso vi affacciate alla finestra, vedete questo grigiume tipico di un posto uggioso. Voi dite, uggiose sono le giornate, invece no, è il posto, è il sentore, è il sentimento, capito? È Sì, inutile immaginate questa negarlo, cioè. cornice che vi avvolge e non può che non farvi inserire in un contesto del genere dal quale anche volendo non potrete rifuggire. No, assolutamente, perché io qui lo dico e qui non lo nego, che secondo me tutti una volta nella vita abbiamo avuto il momento Bella Swan in New Moon, in cui le stagioni passano e tu fissi fuori la finestra. Vabbè, quello è un mood di Assolutamente esistenza sì, e infatti è proprio. proprio questo che, diciamo, mi porta quasi ogni anno a ripercorrere la cinematografia della Via! saga di Twilight e rivederla costantemente, come è successo anche quest'anno, soprattutto alla luce della nuova puntata. Ho detto, qual migliore occasione di ripercorrere l'intera saga dall'inizio e poterne parlare con Carla oggi. Ecco, noi siamo prontissimi. Allora, per chi non sapesse la storia di Twilight, cosa molto molto brutta, siamo onesti e sinceri perché vi manca un pezzo della storia cinematografica degli Sì. anni 2000, per la precisione sul 2009-2010, cioè ci cadete proprio sugli anni d'oro del teen drama, versione cinematografico. Parla di questa fantomatica tizia, Bella, Isabella detta Bella, e no, non è italiana, ragazzi, non è italiana lei. No. Lei è dell'Arizona, lei viene da Phoenix,
yeah, dalla caldissima Phoenix. E con il suo minuscolo cactus si trasferisce dal padre quando la madre decide di andare con il suo nuovo compagno in giro per sport, quello faceva l'allenatore di qualcosa. E lei si trasferisce a Forks, popolazione tot di numero più uno perché arriva lei, perché insomma c'è, noi siamo megalomani ma ve lo diciamo in maniera delicata. E ovviamente ci sono i belli impossibili che in una scena epica entrano nella caffetteria. Robert Pattinson, cioè chi ha truccato Robert Pattinson in quella scena deve essere veramente cancellato dalla faccia della terra, perché quel rossetto con quel fondotinta non si può vedere. Entrano insomma questi bellissimi Cullen e sono troppo belli per tutto il mondo, e lei si innamora di base di lui, che lui, sono un vampiro, vabbè, ma qui ci arriviamo. E poi c'è il triangolo amoroso con l'altro amico che, yeah, sono licantropo, e poi impicci e imbrogli, guerra di qua, guerra di là, l'amore vince su tutto, e arriviamo che lei visse per sempre. Non so se è felice e contenta, ma per sempre sicuro. Per sempre sicuramente, è una garanzia. Una garanzia, ok. La saga ci lascia. La saga ci lascia, vabbè, insomma, questo. E quindi la prima cosa che quando si parla di Twilight va messa, cioè proprio in chiaro, che è proprio una questione di vita. Le due questioni erano all'epoca, no, forse erano tre. Ligabue versus Vasco, Twilight versus Harry Potter, Jacob versus Edward. Ora, Laura, qui in maniera onesta, sì, ci analizzerà, ti dirà qual era il suo team, qual era il suo team, qual è il suo team adesso e quali erano i pro e i contro razionalmente dei team. Diciamo che chiedermi chi preferisca tra team Edward e team Jacob è una domanda che io chiamerei aporetica, perché non rilascia una risposta certa. Entrambe le opzioni possono essere prese in considerazione. Tossiche. Il termine che vuole cercare Laura è tossico. Diciamo che se Carla mi avesse fatto una domanda del genere, forse una decina di anni fa, dai, avrei risposto team Edward. Con i lacrimoni che mi hanno portata a vivere relazioni drammatiche successivamente. Sfortunatamente o fortunatamente per le mie sostenitrici come me di team Edward, ero eccoci, team Edward. Eccoci, siamo qui. Carla, per esempio, sono qui. Mi ha richiesto personalmente di partecipare a questa puntata esclusivamente perché team Edward. Noi in realtà non vogliamo discriminare chi è team Jacob, però un pochino lo discriminiamo. Però un pochino sì. Sì, ma senza offesa, cioè ormai è una questione proprio di essere patriottici verso il proprio team. Sì, esatto. Capito? Col senno di poi io non ti discrimino. Una questione legata al passato. Sì, sì, proprio per tutti i poster di Robert Pattinson appesi in camera, nei diari, nei quaderni, le scritte. Solo per quello uno non può rinnegare il proprio passato. Carla cita esattamente tutto ciò perché è ben consapevole dei miei attuali poster attaccati in camera accanto a quelli di Justin Bieber, dove risalta un ritaglio di un gelato al ghiacciolo gusto fragole e limone, che era palesemente un ghiacciolo team Edward, a differenza di un cremino al cioccolato team Jacob. Parleremo forse anche di come siamo arrivati a questa, esatto, conclusione, a queste conclusioni magari in altre istanze, in altri episodi. Per ricollegarci alla domanda di prima, diciamo che attualmente, proprio in relazione a una rivisitazione cinematografica, risponderei di essere, ragazze e ragazzi, team Charlie. Perché, allora, parliamo di Charlie. Allora, Twilight è un film in cui la figura paterna è prevalentissima. Tra i personaggi che risaltano fra tutti c'è Charlie, che è il padre di Bella. Un poveraccio che si è trovato in mezzo con una figlia spiantata, cioè. Io non ho mai visto un personaggio per il quale io ho provato una così massiccia pena per 5 lunghissimi film. Perché è un padre che è stato lasciato da solo con questa figlia invasata, sì, lui non ha idea di come muoversi nei confronti di un adolescente, c'è un problema comunque classico, generazionale. Peccato che penso che pochi padri abbiano delle figlie innamorate di vampiri, però sempre forse, per una, ma all'epoca molte, magari attualmente proprio perché erano team Edward hanno potuto vivere relazioni disfunzionali. Se la vostra figlia ha un amore tossico probabilmente è perché era team Edward. Però team Charlie veramente per tutta la vita, e so che molti
spettatori e spettatrici sarebbero d'accordo con me, però è innegabile comunque il fascino che il personaggio di Edward avesse, soprattutto perché è inserito in una cultura degli anni 2000, di una sfera, di una bolla romantica in cui per romanticismo si spacciava una cura dedica a quello che adesso viene chiamato In stalking fondo, chi è che non ti osserva dormire la notte entrando senza nel tuo permesso dalla mulmone viola, finestra, comprato senza da tuo fare alcun padre? rumore, e quello che anche attualmente è gaslighting, cioè lo si nota già dal primo film di Twilight, in cui Bella cerca, diciamo, di capire che forse c'è qualcosa che non va nel personaggio di Edward Cullen, e nel momento in cui lei inizia a fare qualche domanda che, diciamo, mette un po' in discussione alcune sue azioni umane, lui risponde: "Ma no, ma non è Umane. vero." Come per esempio la scena meravigliosa del salvataggio di Ok, Edward. specifichiamo perché forse la gente qui vorrebbe avere, cioè vorrebbe perdersi un Giustamente. pochino. Sì. Allora, Bella di base è un'anima fragile, per cui lei, Incompresa. incompresa, il mondo un po' la Ostile nei suoi odia, cioè tutti la confronti. vogliono, però lei no, non si sente parte di questo mondo. E magicamente, dopo una fantastica lezione di scienze, credo, lei è nel parcheggio, c'è del ghiaccio, uno con la macchina a velocità improbabile slitta sul Ah, ghiaccio. tra parentesi, lei non è come le altre ragazze perché davanti alla scuola è appoggiata alla sua macchina leggendo un bel Sul libro. suo pick-up, ragazzi, il suo Sul suo pick-up, che pick-up. non è come le altre macchine, perché lei, ricordiamo, non è come le altre ragazze che hanno le macchine. Lei ha Lei ha un un pick-up. pick-up. E praticamente lei è lì nel suo mondo fatato e questo furgoncino slitta sul ghiaccio e va dritto dritto addosso a lei. Edward, che è un vampiro velocissimo, come diceva Fiorello quando lo imitava, non so se te lo ricordi Fiorello che imitava Edward, il vampiro di Mamma mia, che Twilight. cosa hai scoperchiato? Grandi momenti. E lui velocissimo, cioè si fa tipo tutto il parcheggio e in una mossa proprio. È Fulminea. tipo l'atterraggio dei supereroi, se ci pensi, capito? Quella posa con una gamba stesa, una piegata e il braccio steso. Lui placca questo furgone. Placca questo furgone e c'è tipo il "Oh mio Dio, Bella!" Tutti che accorrono perché lei è la nuova arrivata, ovviamente, gli vogliamo tutti bene, l'amiamo tutti quanti. E lui che se ne va con noncuranza verso il bosco e quando lei gli chiede spiegazioni Perdonami, durante ma com'è possibile, uno, che tu abbia avuto una velocità sovrumana nel raggiungermi, mentre tra l'altro mi stavi probabilmente già fissando, perché com'era possibile che sapessi dove mi Perché lui trovassi? la fissa, ragazzi. Costantemente. Dopo un incontro in realtà tragico, ma tra questo ci arriviamo tra pochissimo. E poi secondariamente, come ha fatto con una forza sovrumana a respingere una macchina che le sta venendo incontro? Nel film lui dice una delle battute che a me non mi uscirà mai dalla testa, che ogni tanto io cito random a gente che non comprende, che lei gli fa: "Ma tu non mi hai nemmeno salutato?" E lui fa: "Ciao." E lei fa: "Senti, ancora non mi rispondi, dimmi come hai fatto a sollevare il pick-up." E lui: "Ho avuto una scarica di adrenalina, è molto comune, cercala su Google." Oh Cercala mamma mia! su Google la scarica d'adrenalina. Ora io non vi voglio sfidare perché non voglio mettere a repentaglio le vostre vite, ma voi vi sentite in grado di spostare una macchina, cioè di farla proprio rimbalzare sulla vostra mano perché avete avuto una scarica d'adrenalina? Data da che cosa poi? Ma chi te conosce? Ma che scarica d'adrenalina vuoi? Beh, Carla, la possiamo cercare su Cerchiamola Google. su Google, perché su Tant'è Google che, noi cerchiamo esatto. tante cose in questo film in realtà. E proprio a proposito di questo, io citerò una delle più grandi cantautrici e cantanti della sfera musicale attuale, Taylor Swift, che in Long Live ci diceva: "It was the end of the decade, but the start of an age." Cioè, era la fine di una decade, ma l'inizio di un'era. Perché? Perché Bella in Twilight, rispetto a personaggi che l'hanno preceduta, quando cerca delle informazioni al riguardo, in questo caso di Edward Cullen, non le cerca in biblioteca, non le cerca in una libreria, non sta sfogliando i libri, non sta sfogliando delle pagine, le sta cercando su internet. Poi vorrei sapere che parole chiave ha messo lei, cioè per cercare su internet sta cosa, Su senza non finire internet. in un ciclo infinito di fanfiction erotiche, di cose strane, Esattamente, però lei tra l'altro riesce a trovare le informazioni esatte, corrette, capito? dal primo link che Credibile, clicca, capito? Pure sul immediatamente. luogo, cioè, capito? Non a livello generale, proprio sul luogo, sulla storia del luogo, perché voi Lei. dovete ││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 
sapere, insomma, la storia va così. Lei arriva, come ci dicono dal pubblico, stranamente viene accettata da tutti quanti, cioè quella nuova arrivata che viene accettata da tutti perché tutti la vogliono, tutti la amano, tutti la cercano. E poi lei vede questi fantastici Cullen che entrano. Lei non lo sa, ma in realtà Edward può leggere il pensiero di tutti, ma non il suo, e lui non si rende conto che c'è lei, e quando vanno a fare biologia insieme, lei passa davanti a un ventilatore e l'aria fa arrivare il profumo di Bella ad Edward, che per la prima volta dopo secoli praticamente sente il bisogno di uccidere un essere umano, perché, scusate, questo è un dettaglio importantissimo, non l'abbiamo detto, Edward e la sua famiglia sono una famiglia di vampiri vegetariani, per cui loro bevono solo sangue animale. Esatto, okay. Informazione importante, importantissima, ragazzi, ci ritornerà utilissima questa più tardi, che questo fa sì che i suoi occhi siano dorati. E la cosa meravigliosa è che in questa scena Robert Pattinson fa una faccia che è l'apoteosi. Chef kiss proprio, è proprio di puro ribrezzo, il che in realtà è quello che prova anche un po' Edward, e quindi lui cerca di evitarla a tutti i costi, cioè lui magicamente per una settimana se ne va via, se poi ritorna e poi la salva, e quindi lei non capisce, cioè lei è la donna che riceve segnali confusi da questa persona. E poi magicamente, dopo tutta questa cosa del allora cercalo su Google, lei ha cercato su Google, non la scarica d'adrenalina. E c'è una scena che a me crepa tantissimo, che è la scena quella nel bosco, che in realtà poi quando sei giovane è la scena più bella in assoluto, cioè quello è il momento, è l'apice di Twilight, ovvero la scena in cui loro dicono la frase iconica: è così il leone si innamorò dell'agnello, che agnello stupido, leone pazzo e masochista. Cioè, sì, noi ci diamo così, abbraccio ragazzi. E comunque ce lo ricordiamo a distanza di anni. E prima di questa scena c'è un momento bellissimo in cui ci sta lei al centro, lui subito dietro di lei, la macchina che gira intorno a loro, questo colore verdastro bluastro di cui poi ci parlerà con più cura e attenzione, e lei che gli fa: io so cosa sei. E lui tipo: dillo, dillo ad alta voce. E a me questo è un momento che veramente mi spacca, col senno di poi mi spacca lui che dice ad alta voce, e lei che sussurra: un vampiro. Ah! Cioè fa tipo tutta la filippica: la tua pelle è chiara, la tua mano è freddissima. E poi c'è il momento in cui lui gli mostra la cosa che in realtà per tutti i vampirologhi, potremmo definirli così, del mondo, è il vero crimine. Non tanto che lui beva sangue proprio di animali, ma qual è il vero crimine di Edward Cullen? Il vero crimine di Edward Cullen è brillare. Ragazzi e ragazze, ebbene sì, lui è così bello che neanche la sua pelle può contenere una cotanta bellezza all'interno del suo corpo, perché viene emanata attraverso questa luce che rischiara grazie ai raggi del sole. Ed è proprio questo il problema, secondo, tra l'altro, i Volturi, che sono un personaggio che sbuca in questo podcast in questo momento, per chi non lo sa, chiamiamola la giuria, il tribunale dei vampiri. Siamo italiani, cioè una specie di inquisizione spagnola, versione italiana. Esattamente. Un po' più stronza e vampiresca, la potremmo definire così. Il problema non è che i vampiri esistano e si cibino di umani o animali, il problema è che possano brillare, scoprirsi alla luce del sole, e possano brillare. Parliamo ora, con il tipo di trucco che va di moda adesso, in cui l'illuminante è un pezzo sovrano dei trucchi, quindi in cui la gente brilla effettivamente, cioè io stessa mi ricordo, cioè stavo dicendo prima a Laura che non mi trucco, ma quando mi trucco la mia ispirazione è più o meno Edward Cullen, perché mi piace tanto i brillantini, sbrilluccicare, glitter e vari, quindi mi butto in faccia essenzialmente tanto glitteraggio e spero che nessuno si renda conto che le mie tecniche sono zero. Effettivamente oggigiorno i vampiri potrebbero, con un grande effetto di trucco parrucco, di contouring e di pelle naturale, andare in giro anche al sole. Sì, è vero, assolutamente sì. Magari perché camminando... Cioè poi l'illuminante che brilla, cioè, ci sarebbe un riflesso forse eccessivo, sì, però probabilmente potrebbero perfettamente rientrare in una massa di persone. Sì, sì. Beh sì, in fondo potrebbe essere
una tecnica. Vabbè, il fatto di brillare è bellissimo perché poi lei lo vede e ovviamente è come quando tu vedi il tizio che si trucca benissimo. Oh mio Dio, ma sei bellissimo! E lui, repentorio, gli dice. Che gli dice? Il titolo della nostra puntata. La frase iconica. Bella. This is the skin of a killer. Capito? Poi lui, dovete sapere che lui in realtà è super melodrammatico, cioè lui è praticamente centenario, perché lui aveva 17 anni intorno, no intorno, durante la febbre spagnola, E qui si ritorna ok? anche alla battuta iniziale, cioè ho 17 anni, sì, ma da quanto tempo? Hai 17 17 anni. anni, Boom! wow! Arrosta, Bella Swan, queen del roasting, ragazzi e ragazze. E praticamente lui nel suo essere così melodrammatico, ha queste uscite molto, cioè, vittoriane, proprio che sembrano uscite un po' dai personaggi di Jane Austen, un Sì, po' esatto, tutta penso che... quella scuola un po' di Darcy, comunque di cime tempestose, E tutto penso che sia questo. stato anche questo ad accompagnare tra le varie caratteristiche ciò che ha denotato il fascino del personaggio di Edward Cullen, Sì. perché è un uomo d'altra epoca, lui non appartiene all'epoca che sta vivendo, lui è gentile, è premuroso, è costante e poi può mostrare anche un po' di gelosia, no? Nei confronti di un Vabbè, altro personaggio chi maschile, è? no? Quindi questa dinamica di possesso, Sesso, sì. di costante presenza, come Che si può... poi il melodramma si vede anche nel motivo per cui lui l'abbandona a New Moon, perché dovete capire che, come in ogni storia d'amore, loro si lasciano per un certo periodo, per un film più o meno, e poi ritornano in maniera ovviamente super drammatica. Si lasciano con la fantastica scusa tipica dell'Ottocento, secondo me, ma di tutti i tempi. Non sei tu il problema, sono Sono io. io, sono io. Sono io e sono io che sono una drama queen, e quindi ti stalkererò insieme a, grazie alle visioni che ha mia sorella, che ha i poteri speciali, e a te ti lascerò al tuo triste destino e ti getterò nelle mani, nelle zampe, Nelle zampe, esatto, quanta giustamente. simpatia che riporto oggi, nelle zampe del tuo amico di infanzia, che ha deciso di diventare capellone e seguire brutti soggetti. Sì, Però sì, ti sì, aiuta sì. a costruire una moto, perché quando tu senti il pericolo, senti Edward vicino a te. Ragazzi, che Oddio. sofferenza, New Moon. Allora, ma parliamone. Allora, io mi compro New Moon appena esce, fomentatissima. Io non mi ricordo in questo momento con chi sono andata a vedere il primo Twilight, però tutti gli altri film me lo ricordo. Mi ricordo quando uscivano i libri. Immagina tu ti compri il libro di Twilight e ok, ti compri il libro di New Moon e trovi le pagine bianche. E tu sei tipo, oh mio Dio. There's a bus per Oh mio Dio, ma che cosa succede? Perché ci sono delle pagine bianche? Ho sbagliato a comprare il libro. Poi ti leggi la trama e fai, ah, ma questa è lei che è un po' depre. Ottobre, novembre, Novembre, dicembre. dicembre. E parlaci del team Jacob, perché poi nel secondo film arriva Jacob e Esatto. nasce quindi così questa follia, questa magia. Del team Jacob, che Quindi, anche qui ha le sue problematiche. esatto. Vuoi dire, ah, ma che bello, un uomo di natura che ti porta a fare le scampagnate, ti porta in spiaggia. Sì, qui nel secondo film appunto compare la figura di Jacob, che partecipa di questa dicotomia tra team, e qui possiamo, diciamo, avere l'opportunità di conoscerlo meglio, perché in Twilight, c'era data una sua, rimostranza molto Lui arriva a breve. portare il pick up. Sì, lui arriva a Il portarle il pick pick up, diciamo il padre, che era Billy Black, era un grande amico di Charlie, loro besties forever. E nel momento in cui appunto c'è un allontanamento di Edward, dalla vita di Bella, Bella decide, non di magari riflettere, rimuginare, senza No. urlare la notte e svegliare Charlie Povero ogni giorno Charlie. alle 3 di notte, Povero Charlie. magari affidarsi a una figura professionale. Professionale, no. E che gli dici? Il mio ragazzo è un vampiro. Tipo Achille Lauro. Ah, che poi tra parentesi, scusate Vai. queste continue interruzioni, perché Edward si allontana? Perché Edward mostra nuovamente la sua indole da drama queen In nel maniera proprio momento delicata, cioè leggera, leggera, nel momento in cui Bella compie 18 anni. Punto 1, Non vuole fare il tuo catastrofe. boy. Non vuole No. fare il tuo boy. Catastrofe, la ragazza non solo deve essere più bassa del suo ragazzo, ma deve essere anche più piccola del suo ragazzo, E poi perché Bella teoricamente. appunto sta per compiere, anzi ha già compiuto 18 anni,
I Cullen decidono di organizzare una festa di compleanno, Bellissimo. tra l'altro stupenda, in una casa ricchissima, perché Ci ovviamente i torneremo sulla vampiri casa, ragazzi, perché la casa è un elemento importante. Ci torniamo subito finita questa sono digressione. ricchissimi, e nel momento in cui Bella scarta una lettera, probabilmente un bigliettino d'auguri, sfortunatamente si ferisce. Comunque tutte a essa capitano queste mani. Cioè, quale conoscenza, fa caccia proprio la parte cafona delle persone. Sì, tutte a lei capitano. Si ferisce, le cade cinematograficamente una goccia di sangue sul parquet e il ragazzo di Alice, ergo la sorella di Edward, Jasper, che era appena da poco entrato nella famiglia Cullen Ha come sempre vegetariano. avuto problemi con la dieta vegetariana? Esattamente, stava cercando di partecipare anche lui al Veganuary di questo Ha mese. tentato e ha fallito. Ha fallito, ragazze e ragazzi, Non è perché nel detta così, sembra che ha momento ucciso Bella. Ma ci quasi sono risolti un sacco di problemi, però. Siamo quasi onesti. Oddio, ma quasi, immagini muore perché Bella per mano di Edward. Che palle che deve poi essere per i boom, prossimi secoli. ci saremmo risparmiati tanti problemi. E invece no, perché Jasper semplicemente si avventa su di lei, Edward ovviamente con la Che sua velocità legge il pensiero e fulminea. quindi riesce a immaginare, cioè riesce a percepire prima che lui faccia l'azione per bloccarlo, cioè tutta una cosa di battaglia molto utile, poi ci La arriveremo. scaraventa contro un mobile, cioè il miglior modo per proteggere una persona, Sì, scaraventarla. Ovviamente, peggio me peggio sento. mi sento perché il suo braccio diventa un banchetto per la famiglia. Si allontanano tutti. Solo Il padre Carlyle. Carlyle, Carlyle! anzi, Team Team Carlyle! Charlyle, cioè Charlie e Carlyle, Bellissimo, che è un sì, vampiro veramente centenario, riesce a guarire le ferite di fa Bella il medico, e cioè un vampiro che fa il un vampiro che medico. fa il medico. Ed Edward in tutto questo pensa: cavolo, ah, Edward non vuole che Bella si trasformi in un Anche se vampiro. lei, da tipo la fine del primo libro, comincia a rompergli le scatole e vuole diventare vampira. E c'è stata anche vicino, perché poi nel primo film c'è un momento Sì. tragico in cui lei è la preda, viene ricercata da un altro gruppo di Assume, vampiri. lei è il problema. E It's proprio. her. Hi, she's the problem. It's her. Sì, precisamente così. E magicamente quindi gli rompono una gamba e c'è un momento tragicissimo sempre in cui quest'altro vampiro la morde, quindi il veleno, perché questi si trasformano tramite veleno. Comincia a scorrere in Bella ed Edward, disperato, urla il nome del padre in una stanza da ballo. Ragazzi, cioè che per me, quando sento il nome Quel nome che riecheggia. Carlyle, per me è soltanto Edward Cullen che urla: Carlyle, dimmi cosa devo fare! Tra l'altro, il doppiatore di Edward è meraviglioso. E praticamente lui succhia via il veleno. E lei va al ballo di fine anno, al prom, con la gamba rotta. Quindi lui già era convinto che fosse tragico, se umani e sta con un vampiro. Dopo questo fatto decide, cioè, Bella per tutti, ciao, Esatto, ti basta, abbandona. non ne posso più, ci lasciamo. Ovviamente però, senza mai nutrire dubbi nei confronti dei sentimenti di Bella, la lascia per il suo bene, perché il problema è lui il Sì. vampiro, con una famiglia problematica. Ma in realtà. E fa ghosting, ragazzi e ragazze, Edward non è soltanto uno stalker, un gaslighter, fa anche ghosting, non ci Sì, facciamo mancare conosce nulla. Lance, sì. Conosce Lance, scompare lasciandola tra l'altro nel bosco la notte. Vicino alla casa però, dietro la casa, Dietro la insomma. casa, ma tanto Quasi, a Bella non no. interessa perché si sdraia sul letto erboso per ore e viene salvata da uno dei membri della famiglia Black con questo petto nudo, rischiarato dalle luci lunari, con il suo corpo tra Abbronzato, le capito? Che poi c'è braccia. questa dicotomia, capito? Non è soltanto un essere team Edward, team Jacob, è proprio una dicotomia di colori chiari, Opposti. colori scuri, per cui i vampiri hanno gli occhi dorati, Hanno il loro corpo hanno freddo, loro il freddo, corpo molto sono caldo. molto chiari di carnagione, invece loro sono indigeni, qui hanno questa carnagione più rossastra rispetto, comunque bella, che pallida, che due Sì, palle che due pure. palle, che pallide, che due Che palle. pallida! Non so dopo che palle, che pallida. E quindi c'è questa dicotomia un po' anche di colore degli occhi, capelli comunque sempre molto Sì, scuri. è vero.
E quindi c'è questa fantastica dicotomia, lei magicamente si fa un nuovo amico, poi il nuovo amico un po' la ignora perché si comincia a drogare. No, No. diventa un licantropo, meglio di qualsiasi Boom. droga sul mercato. E Ciao, cioè, se poi cioè. se ci pensi, questi diventano licantropi perché aumenta il numero di vampiri che sono nella zona. Te lo ricordi? Sì, Queste fantastiche cose. questo E più dettaglio. aumentano i licantropi, più diminuisce l'età di questi gruppi. Quindi poi nel terzo c'è l'apice di ragazzetti che diventano Sì, licantropi. sì, sì, E sì, quindi sì, sì, sì. lui, diciamo, è il tizio simpatico, l'amico di famiglia, quello friendly, tipo, Where have you been, loca? Loca! Loca! Where the hell have you been, Been loca! loca? E quindi... Sì, perché Jack, addio. Vabbè, l'ho chiamato esattamente quello che chiama Bella. Jack. Terribile. Jacob, Jacob. perché dobbiamo Jacob. sempre far trapelare un certo disgusto Sì. da parte del team Jacob. E, ancora non è entrato, diciamo, Però in sta questa famiglia di per... licantropi. Bella ancora non sa nulla. Di Edward non ci sono tracce, non c'è nessuna traccia Perché lei gli del suo scrive a figlio. lui, ad Alice, a tutti e nessuno le Nessuno le risponde. risponde. Quindi questa lontananza le permette di avvicinarsi maggiormente a Jacob, Alla push, che alla alla spiaggia spiaggia di di La La Push. Push, dai boschi alle spiagge, no? Perché Giustamente, che fonda. luogo magico che è Forks. Jacob si mostra come una persona affettuosa, attenta, Vabbè, di base per disponibile. fare la spiccia lui prima è stato frenzonato, poi lei quando capisce che non c'è trippa per gatti perché Edoardo non torna, sta per dargli un'occasione e poi si butta da una scogliera. Lei si vede Edward che gli dice di non farlo, ritorna a casa e si trova Alice che gli dice: Edward è convinto che tu sia morta, è andato a suicidarsi in Italia, è andato a Volterra. Andato a Volterra? Sì, è Sì. andato a Volterra, se non fosse che il film di Twilight, no, New Moon, non l'hanno girato a Volterra No, ragazze, perché costava ragazzi, troppo. l'hanno girato a Montepulciano. Montepulciano. E quindi c'è questa scena di lei che corre tra questa Stupenda. gente che festeggia il santo patrono che non mi ricordo qual è, proprio si butta dentro la fontana, attraversa la piazza e copre Edward per non far vedere al mondo che brilla. E poi vengono tutti portati magicamente dai volturi dove vogliono essere uccisi. E quindi c'è una scena brutale, cioè che per il team Edward lì è brutale, di Edward che viene preso, sbattuto contro le scale di marmo. Quindi lui, che ha questa bellezza marmorea, si crepa, cioè proprio come Si una... crepa Cioè, non come una so. statua perché lui è bellissimo, è canonicamente È bellissimo, bellissimo. quindi non può che creparsi come una statua greco-romana appena scolpita. E in quel momento io ricordo di essere al cinema, ricordo anche la mia amica Laura che ride come una folle, cioè tipo una sociopatica che ride del mio urlo disperato. No! Come se non avessi letto e sapessi quello che succedeva. E Diciamo che lui questo. promettono che lei sarebbe diventata Sì, questo finale accompagnato da una promessa che poi avrà il vampira. suo E seguito in lui sempre ovviamente, Eclipse. no, è colpa mia, lo ti doveva venire qua, ora sanno che tu c'hai poteri, lui ci colleziona quelli coi poteri come se fossimo Pettikinder. Tutto... Però, per quanto riguarda, diciamo, poi quello che ne è del rapporto tra Bella e Jacob, diciamo, ci sarà un approfondimento anche in Eclipse perché avranno Sì. modo Cioè, Eclipse è proprio di il terzo, cioè proprio avvicinarsi. il terzo proprio libro, ma anche proprio il libro del tre, capito? Quindi della tri... cioè, della trisoma, pare bruttissimo, scusate, del triangolo. Ci siamo andati vicini nel momento in cui, prima della battaglia, dormono tutti In magicamente una in una tenda, tenda in una sopra una montagna montagna. innevata. Bellissimo il momento in cui lei, per non far andare lui a combattere, si fa baciare. Cioè... Sì, c'è un momento in cui Lei è bella Bella bastardina comunque. bastardina. C'è una scena in cui Bella sta palesemente morendo di freddo, Edward non riesce a darle più coperte di quante ne abbia, vede Jacob e dice, ah, legge i pensieri di Jacob che chissà quali pensieri ha su Bella che Chissà, sta chissà, dormendo, chissà. perché Edward ha una faccia palesemente disgustata e gli dice smettila con i tuoi pensieri, Pensieri. e Jacob, Cioè, voi tu non hai il mio consenso per leggerli, tutto questo lo giusto? dovete immaginare un po' tipo le battaglie, le catfight tra ragazze, capito? Sì, Cioè, sì, non sì, sì, con sì. virilità, tipo, cioè, Bruno, è proprio tutto, non puoi, sì che posso, lo faccio, l'ho fatto lo stesso, cioè, un po' così, un po' ripicca. E quindi Jacob si avvicina a Bella per riscaldarla durante la notte, diciamo. Sì. Quindi diciamo un rapporto che adesso,
parlando appunto di lenti e di nuove ottiche adottate, lo inserirei nella sfera del Golden Retriever Boy, ma con un grandissimo ma, con anger issues. Sì, ragazzi. Perché Jacob ha dei palesi problemi con la rabbia, Ecco, lui non quindi poteva essere perfetto. non poteva essere perfetto. E, diciamo che unendosi tra i licantropi, già New Moon ci mostra i primi spin-off, un po' di retroscena, in particolar modo su una coppia di licantropi in cui una ragazza aveva completamente il volto rigato da una ferita profondissima. E le dicevano di non osservarla perché la sua ragazza avrebbe dato fastidio, e più tardi si mostra, diciamo, la storyline dietro questo graffio, ovvero che il suo ragazzo, arrabbiato nei suoi confronti, non si sa per quale motivo durante una discussione, si era trasformato in un licantropo graffiandole la faccia. Quindi la questione si riduce, diciamo, a due categorie: Che tossico scegliere vuoi? che tossico Che vuoi, tossico vuoi? che tossico vuoi. Vuoi un ragazzo che Tipo ti Charlie che fa, ti stalkera? prego, prendi lo spacciatore, lo spacciatore, lo spacciatore. Vuoi il ragazzo che ti gaslighta, ti segue, ti stalkera? Oppure il ragazzo affettuoso con i problemi con la rabbia? Chissà, questa domanda era stata posta anche a Robert Pattinson in un'intervista. Quella magnifica persona che è Robert Pattinson ha risposto: risponderei Edward, ma non perché io abbia personificato il personaggio, impersonato il personaggio, ma perché Edward is wealthier. Edward è più ricco e quindi Eh sì, desidera per ragazzi, bella questo è un dettaglio molto una vita importante. migliore. Soprattutto in tempi recenti, attuali, è molto importante avere una Capito? Lui condizione non ha economico freddo, però stabile. ti potrebbe pagare il riscaldamento a 30 gradi. Esatto, cioè cosa mi serve? A cosa mi serve un corpo se io ho una casa con i pavimenti? Tipo riscaldamento a pavimento. Perché voi dovete Esatto. capire che la casa di Edward, tra l'altro, è diventata una casa iconica in cui la gente andava magicamente a fare visita, tipo santuario, cioè a Fox c'è tutto un museo sui costumi di Twilight, Sì. c'è un museo, oddio, la dinner in cui loro vanno, cioè tutto molto twilightesco. E la casa di Edward e degli altri era una proprietà privata che era visitabile e da qualche tempo l'hanno venduta e non è più visitabile. Tristemente, E io e sì. Laura siamo molto tristi. E vabbè, adesso andiamo molto velocemente sulla trama perché così possiamo dedicarci ai problemi, quelli veri di questo Ai film, problemi, ma quelli più veri. veri. Poi vabbè, nel terzo film arriva la compagna di quello che hanno ucciso nel primo per fare vendetta, c'è la creazione di eserciti di vampiri e quindi l'unione dei vampiri e dei licantropi che sono nemici in Forks per combattere l'esercito di vampiri. Per Per bello, ovviamente. bella, per bella! Attacchiamo. E in questo fantastico momento, vabbè, c'è il triangolo d'amore e c'è una rivisitazione della storia americana tramite la lente del vampirismo, per cui Jasper si scopre essere stato un generale durante la guerra di secessione, se non erro, e quindi che in realtà non era una battaglia tra schiavisti e non, ma era una battaglia tra vampiri e vampiri. Popolo! Questa è la realtà. Con questa fantomatica Maria che crea vampiri e Che poi, crea eserciti. ripensando al fatto che due clan opposti si siano uniti per salvare Bella, mi Per fa Bella. ripensare, esatto, per Bella, Bella. mi fa ripensare al personaggio di Bella proprio inserito in questo contesto letterario cinematografico. Cioè, Bella alla fine è una prescelta, perché non si sa, Stephenie Meyer non ci dà delle indicazioni, forse anche volontariamente, sul perché Bella sia amata, apprezzata, accolta, forse perché comunque tutte noi ci rivediamo in quella ragazzina sfigata, Beh, messa diciamo da che da una parte. parte il fatto che lei per la prima volta è una protagonista con occhi scuri, capelli scuri, un po' timidina, ce l'ha Sì, un po' è che quell'appeal di era, diciamo, identificazione. sì, è che, diciamo, il suo personaggio era perfettamente inserito in un contesto di serie americane alla MTV, come per esempio
Il diario di una nerd superstar, in cui appunto la protagonista era una sfigata, nerd, non voluta. C'era sempre questo topos ricorrente della sfigata, e dove invece, ci si ritrovavano lei tutti. Lei è voluta dai due principali. Lei è voluta dai due principali, e così tra l'altro come il diario di una nerd superstar, ma Twilight affronta ancora meglio il tema del triangolo amoroso, che poi verrà successivamente ripreso anche in saghe successive, come per esempio Hunger Games, inserite nel contesto del teen drama. Però appunto Bella Swan è una prescelta, però per esempio a differenza di Harry Potter, che era un personaggio che contemporaneo doveva salvare a Bella Swan, Bella non deve salvare nessuno, deve essere salvata. Lei è un personaggio stereotipicamente femminile che deve essere salvato. La damigella è in pericolo, che si sacrifica per Edward, perché per sempre. Tutta la cinematografia, pure al primo film lei va incontro all'altro vampiro per sacrificarsi, perché gli aveva detto che avrebbe toccato come nella scena bruttissima, e toccato il suo fantastico vampiro. Però la questione che andando avanti di base, poi c'è il conflitto sul diventare o no vampiro, perché Edward, che era molto cristiano, quindi molto 1900 di base, non vuole che Bella perda la sua anima. Certo. E questo è un retaggio dal fatto che la scrittrice Stephanie Meyer era ed è tuttora di religione mormone. Sì. Lei è mormone, quindi vive comunque la sua religiosità in una maniera molto forte. E la sua religiosità, secondo me, è molto incarnata dal personaggio di Edward e dalla mentalità appunto novecentesca e abbastanza comunque estremista. E quindi c'è tutta una diatriba sul fatto che lui la vuole sposare e lei vuole portarselo a letto. Io non voglio essere scurrile, ma questa è probabilmente la parte più scurrile di tutta la puntata, quindi siate pronti. Lei di base è dal secondo film che se lo vuole portare a letto, vuole diventare vampira dalla prima, lascia un posto al vampiro e decide di volerselo portare a letto, però lo vuole fare mentre è umana. Assolutamente sì, perché deve conservare quella purezza caratteristica di una femminilità, comunque non chiamiamola adulta perché comunque adolescenziale, sì. Sempre comunque legata a una prima volta, quindi a una verginità da perdere con il ragazzo giusto. E in tutto questo discorso lui, diciamo che non è che la ricatta, però arrivano alla conclusione che se lei vuole andare a letto con lui, lui vuole sposarsi, allora uniamo le due cose, ci sposiamo, cerimonia in cui ci sono tutti i genitori, poi quando lui con delicatezza dice ma tanto tu parli prima o poi morirai, tu sei tipo anche meno Edward, grazie, e tutti quelli che ami moriranno, e tu dici Edward, però cioè, ok, drama queen, ma anche meno, e quindi partono in viaggio di nozze e ci danno dentro come conigli. Ok, ci danno dentro come conigli. Adesso c'è la domanda tecnica. Edward Cullen. Ora, voi sapete che io non sono laureata in questo, cioè il mio campo è tutt'altro, però sorge spontanea domanda. Edward Cullen si fidanza con un'umana di cui vuole il sangue. Quest'umana, una volta al mese, ha le mestruazioni, quindi perde sangue. Come fa Edward Cullen a sopravvivere a questo? E un'altra questione biologica molto importante. Come fa Edward Cullen, che anche se utilizzasse il Viagra, utilizzasse il Viagra, probabilmente non avrebbe ciò che serve proprio a livello biologico e tattico a far alzare l'asta per partecipare, per andare nella battaglia che è la loro camera da letto, perché poi veramente è un campo di battaglia, voi ragazzi non potete vedere, cioè questi, praticamente passiamo quasi tutto il terzo film e la prima parte del quarto, cioè la quarta, il quarto film, perché poi il quarto libro viene diviso in due film, con lei che se lo vuole portare a letto, lui che se lo che a una certa cede, se la porta a letto e lei rimane incinta, poi ragazzi io non so tecnicamente come accade questa cosa, e c'è la donna delle pulizie che gli dice che è il figlio del demonio, lei rischia la morte, tutti questi anfratti, e poi magicamente nasce questa bambina che diventa l'occasione per i Volturi, i nostri inquisitori spagnoli italiani, per andare lì e metter fine a uno stile di vita che è diverso, che è quello dell'essere vegetariano come vampiro, però useranno il fatto che hanno questa bambina
come figlia, insomma, che questo non sanno qual è il rischio per la specie vampiresca. E questo, diciamo, è la trama di Twilight, e vissero per sempre felici e contenti. La questione è semplice, quindi. Come fa Edward a sopravvivere al ciclo? Come fa Edward a fare l'amore con Bella? E quando poi nasce la figlia di Edward e Bella, che si chiama Renesme, dall'unione dei nomi delle madri di questi, come mai è così brutta? E altra questione che è molto importante, dovete sapere che quando nasce la figlia, Jacob, che è licantropo, ha un imprinting con la figlia, quindi a Jacob in realtà piaceva veramente Bella o puntava al suo utero, e quindi in realtà tutte quelle ship che vedono Jacob e Edward insieme è perché sanno che in realtà Jacob puntava all'unione di Bella ed Edward. Ok, io ho finito la mia parte, ho finito il mio discorso. Tutto quello che posso dire è che Twilight, esattamente come il pensiero filosofico, non pone delle risposte, ma soltanto un numero infinito di domande che si moltiplicano e si rigenerano costantemente. Io non ho la più pallida idea di come sia possibile che un vampiro che non si ciba, non respira, questo ci viene detto, ci viene descritto sia all'interno dei libri che all'interno dei film, non ha bisogno di dormire. Probabilmente si tratta veramente di un pezzo marmoreo che non si sa attraverso quali sostanze biologiche vada avanti. Io non ho la più pallida idea di come abbia innanzitutto avuto dei rapporti sessuali. Allora, dal pubblico ci dicono che probabilmente sì, basta aver bevuto prima di fare il rapporto per avere del sangue in circolo. Il vero problema sono gli spermatozoi. Sì, esatto, da dove possono essere generati? Cioè, come è possibile? Non ne abbiamo Stefani, la più pallida idea. Se ci stai però sentendo, però sicuramente facci sapere. Però si tratta sicuramente di, diciamo, degli eventi che ci portano un attimo a riflettere su, ovviamente, delle problematicità legate al film, non tanto per delle riflessioni del genere, quanto proprio su come vengono descritte le figure femminili, che appunto debbano mantenere una certa purezza, virginità, diventano personaggi completi semplicemente quando diventano madri, quindi quando diventano incinte c'è questo exploit. C'è questo mandare avanti la trama semplicemente ricollegando un personaggio femminile alla sua maternità, quindi c'era la necessità per Stephenie Meyer, soprattutto se mormona, di rendere Bella incinta, non si sa in quale modo, ma era necessario, diciamo, per il suo sviluppo all'interno della trama. Non si sarebbe tant'è che appunto la saga finisce esattamente nel momento in cui lei riesce a costruire stereotipicamente una sua famiglia felice. La cosa che è interessante è che quando si arriva al quarto film, e quindi al quarto libro, un personaggio che diventa essenziale e in realtà da sembrare il personaggio più parte in assoluto diventa il personaggio con più sfaccettature è Rosalie. Sì. Rosalie, che è l'unica della famiglia di Edward che in realtà non voleva essere un vampiro. Esatto. Lei è stata vittima all'epoca, anche lei penso sia nata intorno al Novecento comunque come personaggio, mm-hmm, come vampiro. Lei era una ragazza bellissima, amatissima, e usciva con il più figo del paese di base, che però la violenta. E lei, non volendolo sposare, viene lasciata quasi morta per strada. Carlyle passa, la salva, perché Carlyle, diciamo, è il padre che genera tutti questi figli, e la salva e la fa diventare un vampiro. Però lei manca di quello che è la cosa che lei di più in assoluto desiderava, ovvero un figlio. Cioè lei anela questo figlio in maniera disperata, mm-hmm, quindi lei diventa una specie di seconda mamma per Renesme. Quando Bella è a rischio di vita proprio per questa creatura che è mezza vampira, mezza umana, che le cresce nel corpo, lei è l'unica che difende il frutto dell'amore di Edward e Bella rispetto a tutti coloro che volevano ucciderlo per salvare Bella. E lei è l'unica che consiglia a Bella di rimanere umana, cioè è l'unica che comunque in maniera più oggettiva riflette sulla sua condizione
di vampira. Sì. Comunque sia, è l'unica che dice sì, per carità, io c'ho Emmett, mi sono presa il primo gorilla simpatico, figo, divertente, che ci stava ma in circolazione. Monkey Man, come il dice Rosa, nella baseball scene. Però di base manca di quello che non potrà mai avere, ovvero di una vita che le cresce dentro, che poi può essere, io non sto criticando il volerlo o non volerlo, mm-hmm. perché ognuno è libero, però giustamente è una riflessione importante quella che fa Rosalie. Quindi Rosalie da diventare nemica numero uno, che diciamo secondo me il fatto di essere nemica numero uno è proprio dal fatto che lei è gelosa di questa umanità di Bella, che Bella vuole buttar via così, diventa uno dei personaggi più complessi. Sì, 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 sì. Cioè, come dicevo proprio poco prima, non è una maternità legata proprio alla questione di una scelta, dove il personaggio femminile sceglie di diventare madre, ma la sua complessità non risiede esclusivamente in questa scelta. Così, parallelamente, Rosalie, diciamo, mostra un costante astio nei confronti di Bella già dagli inizi, dal primo film, inizialmente per motivi che non si conoscono e che poi vengono spiegati in Eclipse, attraverso questa storia, in questo spin-off. Tra parentesi, poi io... lei si vendica, ragazzi. Esatto. Meraviglioso. Vestita da sposa. Ecco, volevo arrivare proprio a questo punto, dicendo che tra parentesi Eclipse io lo adoro perché è un... insieme a Breaking Dawn parte 2, quindi la seconda metà dell'ultimo libro, perché sono testi e film che riescono a uscire un attimo dalla narrativa di Bella, Jacob ed Edward, focalizzandosi un po' sulle storie di altri personaggi che sono molto particolari, molto interessanti. Tra queste rientra appunto la storia di Rosalie, che appunto, come dicevamo prima, è un personaggio molto complesso che, per l'appunto, parallelamente a Bella, desidera la maternità, la invidia per desiderare di diventare vampira e quindi non poter potenzialmente fare figli, ma soprattutto per il fatto che Bella ha avuto la possibilità di avere una scelta, a differenza di Rosalie, che è stata violentata durante una sera in cui il suo ragazzo era ubriaco insieme ad altri amici che l'hanno violentata. Poi ovviamente sempre personaggi femminili relegati a un contesto di stupro, violenze, va bene, anche lasciamo stare. Anche se ci pensiamo, anche nel primo film e nel primo libro, Bella in un momento rischia di essere violentata e la salva appunto, certo, l'eroe, certo. Edward. Quindi se parallelamente naviga in questa stereotipicità dei personaggi femminili, dall'altra parte è un personaggio che mi ha interessato tantissimo perché è letteralmente l'espressione di una insita rabbia femminile che, come diceva Carla prima, viene sfogata nel momento in cui Rosalie diventa vampira grazie a Carlyle e decide di vendicarsi. Cioè non è che viene lasciata per strada, sì, adesso ok, puoi continuare con la tua vita, no, io torno indietro. Lei, cioè, tra l'altro lei non lo fa subito, cioè tipo la vendetta che va con sé. Sì, 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 viene con... lei sì, 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 la sì, ragiona sì. Viene premeditata. Quindi non no? è la donna folle, pazza, che agisce per un istinto. Lei è proprio premeditato tutto ciò che fa. Sì, è molto, diciamo, schematica in questo. Uno dopo l'altro, ne ammazza uno dopo l'altro, lasciando il suo ex ragazzo per ultimo in un abito da sposa, quindi simulando il suo abito da sposa, simulando nuovamente il matrimonio, pieno di sangue. Cioè un topos che comunque è abbastanza ricorrente anche in film piuttosto recenti. Il primo che mi viene in mente è Ready or Not, Finché morte non ci separi, che è bellissimo. Cosa ti è successo? Veramente lui. Cioè, tra l'altro, diretto da Bettinelli Olpin e Tyler Gillet, che sono gli stessi registi di Scream, quindi meraviglioso. E proprio per, diciamo, questo suo aspetto di non farla passare liscia, essere una stratega, si posiziona in un modo sia parallelo che totalmente opposto rispetto al personaggio di Bella. Poi tra i personaggi femminili possiamo anche citare Liz Callan, che è bellissima. Era il mio personaggio preferito, è sempre stato il mio personaggio preferito. È un personaggio bisessualmente canon, mi dispiace. La butto così. La tocchiamo piano e la diciamo così. Allora, infatti proprio attraverso il personaggio di Alice... Allora, io direi che
ci sono degli argomenti importanti, noi sì. dobbiamo stringere, ma noi abbiamo degli argomenti importanti che non possiamo, sì. da cui non possiamo assolutamente presumere. No. E uno è Liz Cullen e la queer culture in Twilight, che poi si ricollega ovviamente alla questione outfit, perché cioè, Bella si veste da la canonica lesbica, mi dispiace, non è un'offesa contro lo stile, però quando rappresentano stereotipicamente le lesbiche le vestono con il plaid tipo... Bella, anche la questione Rosalie Bella è abbastanza importante, e poi la questione estetica e colonna sonora, quindi sulla queer culture e sull'outfit ti do proprio perfetto mano libera, puoi perfetto. Andare. Allora, quando poco prima facevo un citazionismo riferito a una frase di Taylor Swift che era la fine di una decade e l'inizio di un'era, per il fatto che appunto Bella cercasse informazioni online e non attraverso delle pagine di un libro, io avevo ripensato a un film che ho visto di recente, che è Jennifer's Body, tra l'altro un film diretto anche in questo caso, come nel caso di Twilight, da una regista, che è Karin Kusama. È un film prettamente noto ai molti per l'interpretazione di Megan Fox e Amanda Seyfried. E anche in questo caso il personaggio di Jennifer, diversamente da Edward, che ci viene presentato immediatamente come vampiro, quello di Jennifer è un personaggio che man mano diventa, diciamo, posseduta da Satana, dal diavolo, una vera e propria succube. E quando la sua compagna di classe, nonché, come dire, she was a roommate, best friend needy, cerca delle informazioni al riguardo perché nota degli atteggiamenti un po' strani, li cerca tra le pagine di un libro, no? E mi ha sorpreso che le scene in cui lei trova delle informazioni al riguardo di Jennifer siano molto simili a quelle di Bella ed Edward, perché sono questi primi piani sulle scritte. È un'estetica, sulle... È un'estetica, anche perché Jennifer's Body è uscito esattamente un anno dopo rispetto a Twilight, quindi qui del citazionismo non è sottile ma esplicito. Però perché prendo il riferimento Jennifer's Body? Perché... Però appunto si tratta di una figura demoniaca, quella impersonificata da Jennifer, che viene accostata al personaggio di Needy in questo scambio amoroso, un po' flirteggiante tra le due, molto sensuale, che richiama moltissimo la figura del vampiro all'interno della letteratura. Perché? Perché noi quando pensiamo... La figura del vampiro la ricolleghiamo al romanzo di Dracula di Bram Stoker, e quindi immaginiamo comunque un personaggio maschile, freddo, lucido, quel che sia, ne sia. Mentre invece già da prima della stesura di Dracula vi era stato un altro romanzo scritto in questo caso da un autore irlandese che è Le Fanu. E questo romanzo si intitola Carmilla. Io lo cito perché... Diciamo per ragioni personali, perché una delle protagoniste di questo romanzo si chiama Laura, è una mia omonima, che diciamo rievoca un po' il personaggio di Bella, perché come diceva Carla prima, Bella nasce in una città grande come quella di Phoenix, calda, si ritrova a doversi trasferire in una realtà completamente opposta, cioè umida, uggiosa, di Forks, una cittadina molto più piccola, così all'interno tra l'altro di una casa accompagnata da una figura paterna che è quella di Charlie. Allo stesso modo la figura di Laura viene da una famiglia molto ricca, britannica, si ritrova a doversi trasferire tra le steppe austriache, quindi c'è sempre questo paesaggio di cornici, montagne, boschi, no? E anche in questo caso accompagnata da una figura paterna come nel caso di Bella. E qui entra, diciamo, il personaggio esterno, che nel caso di Twilight è Edward, e nel caso di Carmilla è per l'appunto Carmilla. Tra le due, cioè tra Carmilla e Laura, c'è esattamente come in Jennifer's Body, quindi tra Needy e Jennifer, questo interesse reciproco, questo scambio molto passionale, molto interessante, meraviglioso. Leggetelo tutti, facciamo pubblicità così. Sì, non dirò oltre, però mi permette di soffermarmi sulla figura del vampiro in particolare, come dicevamo prima, e inserita comunque in un contesto come quello della dicotomia per l'appunto tra vampiro e omosessualità, cioè quello che c'è tra Carmilla e Laura è uno scambio perfettamente reciproco di due ragazze coinvolte l'una per l'altra,
ed è un qualcosa che ci fa comunque immaginare la figura del vampiro, cioè quella di Carmilla, come diciamo simile a quella di una persona appartenente alla comunità LGBT che similmente a un vampiro sta ai margini della società, deve passare per ordinario, cioè una persona che comunque si inserisce in un contesto tale per cui a uno sguardo esterno non si comprende se sia differente o meno, per, se non per delle piccole azioni per le quali ci si questiona da questo mondo cis. E quindi il vampiro diventa, diciamo, anche in questa sete di sangue spassionata, questo impulso insaziabile che viene sempre stereotipicamente associato a, alla comunità, a queste persone omosessuali che devono sfogare il loro impulso sessuale, personificato appunto dalla, dalla figura del vampiro, che poi tra l'altro, immaginandolo sempre con queste croci rovesciate, la figura dell'empio, del, del perseguitato, di quello che deve rifuggire da un certo tipo di religione, di cristianità. Quindi c'è molto di questo parallelismo e al di là del, della scena letteraria, di cui c'è tanto di cui poter leggere, adesso ne do soltanto un piccolo assaggio, poi dedicatevi a tutti i paper che poi andate, siete felici, andate, vi lascio liberi di diciamo trarre ulteriori informazioni al riguardo. Ritornando sul mondo di Twilight, tutto ciò per dire cosa, quindi è stato riscoperto proprio negli ultimi anni grazie per l'appunto alla cultura queer. Le motivazioni si ritrovano da uno sprazzo di ciò che ho detto finora, ma anche da alcune parti sia interne al libro che esplicitate nel film, che ci permettono un po' di questionare questo sguardo eterosessuale sul, sulla saga. In particolar modo Bella all'interno del libro, quando vede nella mensa per la prima volta i Cullen, scrive Stephanie Meyer nei panni di Bella che non sapeva se reputare più bello Edward o una bellezza così meravigliosa come quella di Rosalie. No, e qui che poi rilascio. Ragazzi, voi non capite, cioè, la tensione sessuale che c'è nell'ultimo libro, cioè che sembrano, vi giuro, sembra la, la coppia di mamme queer che stanno insieme e Edward è soltanto quello, il donatore di sperma, magicamente di sperma che come l'ha donato non si sa, ritorniamo sul punto, però di base la vera coppia che cresce questa figlia, cioè come se Rosalie fosse in parte anche madre di questa Renée, questa bambina bruttissima fatta in realtà digitale, però insomma è una enemies to lovers, volendo, no? Cioè, sì, la possiamo leggere anche così. C'è stata una grandissima rilettura da parte della comunità alcuni queer. Sono invece, invece, cioè qui ragazzi andiamo della questione che è team Rosalie o team Alice, cioè diventa questa la vera ship con... E tra l'altro ricordiamo che c'è anche una ship potentissima che è quella tra Edward e Jacob. Dici, ah certo, addio Bella, cioè, siamo tossici insieme, andiamo. Oddio, mi hai fatto ricordare, Carla, il momento in cui durante gli MTV, non so, qualcosa Awards, Teen Choice Awards, probabilmente penso che fosse. Forse Teen Choice Awards, sì, quelli che c'hanno i popcorn come premio, sì. Sì. Praticamente era stata premiata come scena del miglior bacio quella tra Bella ed Edward. Tra l'altro in quel periodo Robert Pattinson e Kristen Stewart stavano insieme e si erano lasciati da pochissimo, ok? Quindi immaginate l'imbarazzo nel dover ritirare il premio per miglior bacio, salire sul palco, prenderlo. Lei si stava sotterrando nella poltroncina. Robert Pattinson non sapeva che cosa fare perché sembrava che il pubblico comunque lo coinvolgesse nel dare almeno un piccolo bacetto a Kristen Stewart, no? Palesemente schifata. Robert è tutti noi. Robert è folle come noi, cioè è folgorato, ci piace tantissimo. E si vede a un certo punto questo Robert Pattinson correre come fosse un Roberto Benigni alla rincorsa dell'Oscar, raggiungere non l'Oscar bensì Taylor Lautner, ergo Jacob, e baciarlo con nonchalance. Con nonchalance, quindi momenti iconici, ragazzi. Queer culture più che giustificata. Sì. Ma soprattutto rivedendo Twilight, appunto quando parlavo dell'averlo rivisto recentemente, c'è stata una battuta sulla quale io mi sono soffermata adesso e non prima, sempre parlando di lenti da indossare, eccetera, in cui Edward, mentre coglie Alice fissare Bella, le dice: puoi tenere anche a freno i tuoi pensieri. Ragazzi, potrebbe essere il ragazzo. Tutto! Potrebbe essere di tutto. Interpretazione aperta,
ve la lascio lì. Ah, e tra l'altro, a proposito di veganuary, sì, mi sono anche ricordata del fatto che i Cullen sono vegetariani, così come tra l'altro la maggior parte delle persone queer. C'è un parallelismo perfetto. E qui l'abbiamo detto. E qui l'abbiamo detto. Lo affermiamo, signori. Rivendico Alice Cullen, cioè così come ho iniziato questo discorso lo concludo, cioè Alice Cullen è una bisexual icon perché lei incarna letteralmente uno spirito follettinesco, non saprei come chiamarlo. Molto pixie, sì. Molto coinvolgente, che ha cura dell'altro. E poi, diciamocelo, soltanto una ragazza bisessuale può prendersi un ragazzo che guarda nel vuoto. Detto qui, detta questa, basta, abbiamo finito qui, abbiamo altri argomenti, ma chiuderemo così. No, allora, perché ci sono degli argomenti che sono veramente importanti, ragazzi, in cui noi andremo super veloci, perché probabilmente non ne potete più di noi, ma potremmo fare mille puntate su questo e non finiremo mai gli argomenti. Cosa se? What if? Però di base un argomento che è importantissimo è che Twilight, cioè, era un mondo, perché era anche un'estetica. Twilight è un'estetica, ed è un'estetica, io ne accetto solo una, che è quello del primo film di Twilight. Perché voi dovete capire che il primo film di Twilight è tipo un unicum, perché gli altri film io li identifico con i toni tipo rossastri, un po' questi da filtri di Instagram, un po' il caldo. Sì. Invece il primo film, signore e signori, ha un filtro bluastro verde, che in realtà io e Laura abbiamo provato a ricreare per la sua foto di ospite, ma abbiamo fallito miseramente perché per quanto ci possiamo avvicinare non c'è mai quel giusto tono di colore. È un filtro magico, per cui è tutto azzurrino, verdastro, però quel freddo, ghiacciato, proprio come fosse proprio vampiresco. E ci sono delle scene iconiche, soprattutto quella della partita di baseball, per cui loro giocano a baseball soltanto quando c'è tuoni e lampi, perché fanno un rumore così forte che è necessario che ci siano i tuoni e lampi. Quindi tipo Alice gli dice sta per tornare, ok, allora lanciano, c'è una scena meravigliosa con Supermassive Black Hole dei Muse, signore e signori, e è un'estetica che secondo me è non viene mai più raggiunta. Poi in New Moon e in Eclipse abbiamo dei toni più rossastri, poi diciamo che in Breaking Down 1 e 2 un po' si perde questa estetica, però l'estetica, quando si parla di Twilight, si parla di filtro bluastro. Sì. Cioè, di montagne con la nebbia. Sì. Poi, tra l'altro, ragazzi, la scena iniziale della Paramount che fa l'inquadratura sulle montagne di Forks, che poi diventano il simbolo. Cioè, a me veramente piace tantissimo. E poi la cosa meravigliosa è che quello è proprio un film anni 2010, quindi c'è tutta questa moda, stile 2010, che è veramente improbabile, di questa moda che è strato su strato, strade a cipolla, look improbabilissimi, cinte su vestiti. Sì, che tra l'altro sta anche tornando di moda. Io pensavo fosse improbabile, ma pensavamo che fosse finita, invece no, eccoci qui. Insieme alla toilette culture è stata ripresa anche effettivamente l'era dei primi anni 2000, e purtroppo in quest'era rientra anche questo look improbabile, look di pantaloni a vita bassa, e cerchietti, capelli semi cotonati, e poi c'è questo momento tipo in cui Rosalie, che dovrebbe essere la fashion icon, ha dei guanti mentre spezza, distrugge una ciotola di insalata in cui avevano preparato del cibo per Bella che va a mangiare a casa dei vampiri. Tutto ciò non ha senso. Sì, no, io diciamo penso, così come tante altre persone, sono legata all'estetica di Twilight proprio perché si tratta di un'estetica che è stata ed è tuttora ricorrente, cioè quella di un'atmosfera boschiva, di una città sconosciuta, lasciata a se stessa, forse perché probabilmente riecheggia le nostre terre abruzzesi, non lo so. Però in realtà l'Aquila potrebbe essere fonte di molti vampiri. Assolutamente. Noi sì, siamo qui. Cioè, io se penso comunque sempre in ambito cinematografico, non posso non pensare alla città di Twin Peaks o alla città di Hawkins di Stranger Things, che sono comunque, per l'appunto, città molto isolate, piccole, inserite in questa cornice boschiva in cui accadono dei fenomeni abbastanza particolari, paranormali o strani, soltanto che nel caso di Twilight, per l'appunto, si mostra questa lente, a tutti gli effetti in questo caso, bluastra, verde-grigiastra, che penso che sia stata una scelta
diciamo ottimale della sì. regista, che della è regista Hardwick. Che io qui lo dico e non lo nego, ma il miglior film di Twilight è il primo, così perché, son pronta. Diciamo che ha permesso proprio di perché è proprio quello iconico, capito? Sì, tutto il resto è il proseguo, ma l'iconicità è il primo film, il primo filtro. Cioè, diciamo, cioè è riuscita ad inserire questo contesto per l'appunto uggioso, cupo, chiamiamolo misterioso volendo, attraverso una fotografia che permette di creare una palette costante di colori per l'appunto freddi, come appunto il blu, come appunto il verde, come appunto il grigio. Poi diciamo che questa lente si va a perdere gradualmente durante i film successivi, perché diciamo Bella viene inserita in un contesto piccolo come quello di Forks improvvisamente, no? Quindi ci permette anche di osservare la prospettiva di Bella, che è quella di una persona che da una grande città si trasferisce in una più piccola, più uggiosa, piovosa, eccetera. Nel momento in cui riesce a integrarsi, ad abituarsi a vivere nella città di Forks, tant'è che proprio grazie ad Edward decide di non lasciarla più, lasciando Charlie sbigottito perché diceva: ma com'è bella, a te il sole piaceva tanto anche se non te lo prendevi perché sei pallidissima. Tra l'altro, tra le tragicità e l'eredità che ci ha lasciato Twilight, ci ha lasciato il oddio, ma perché sei così pallida ma non lo prendi un po' di sole, ok? Di cui purtroppo sono vittima personalmente. Il pallore è regale. Il pallore è regale. Sì, poi ci potremmo anche vedere là da un punto di vista classista. Per cui... Assolutamente, no, no, i licantropi, certo, sono la forza lavoro, che sta quindi sono la bassa manovalanza di quelli che fanno i meccanici, che fanno tutti questi tipi di lavoro manuali, mentre i Cullen, che sono gli old money, che sono quelli che sono chiusi nelle case, non si abbronzano, sì, che sono l'aristocrazia, esatto, sì, 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 che sì, fanno gli avvocati, no, i dottori, per a 50.000... punti di vista, cioè voi non lo vedete solo come una storia d'amore tra ragazzini, invece no, signori. No, ma infatti una cosa, cioè ciò che insomma pare non essere scontato negli ambienti cinematografici hollywoodiani è quello di, per l'appunto come diceva Carla, riportare questo parallelismo portando a interpretare gli abitanti di La Pouche a persone effettivamente indigene o con origini indigene. Quindi diciamo questo contrasto è per lo più evidente, però riallacciandoci al tema delle lenti un po' più calde, un po' più, come posso dire, confortevoli, non saprei, secondo me sono, cioè, una fotografia che viene scelta proprio in base a ciò che Bella vive, cioè nel momento in cui viene abbandonata da Edward, un po' ritorna questo tema giusto, ovviamente non il filtro blu per eccellenza, però nel momento in cui riesce a stringere un'amicizia un po' più profonda con un personaggio secondario, rendersi conto che ci sono anche altri ragazzi al mondo, poi per fortuna l'interprete Kristen Stewart ha fatto un coming out come persona queer stando con una ragazza, dicendo che gli uomini forse vanno lasciati un po' in pace, come è giusto che sia, ma questa è una mia considerazione personale. Nel momento in cui decide di conoscere un valore esterno a quello dell'amore, come può essere quello dell'amicizia, i colori si fanno un po' più tenui, un po' più caldi, un po' più confortevoli per l'appunto. Poi nel momento in cui inizia a costruire la sua famiglia, tutto ciò che aveva fatto parte di lei, le sue caratterizzazioni, il suo essere così diversa dalle altre, non si sa per quale motivo, si vanno un po' a perdere, rientrano nella neutralità di una palette tranquillissima di colori. Basica, diventa proprio basica. Sì, sì. Non... parte come la tizia alternativa, poi diventiamo tutte belle, diventiamo tutte basiche. Certo, io ho sempre puntato ad essere un po' come Alice, mi ricordo che mi ero tagliata anche i capelli come Alice perché apprezzavo assai. Comunque, come dire, noi, cioè questo ritorno negli anni 2000 a livello di vestiti, non ce lo meritavamo. Però Twilight ci ha lasciato una cosa importantissima che lasciamo per ultima, che è la soundtrack. Allora, signore e signori, adesso io qui lo dico e non lo nego, se volete mi potete fermare per strada quando sarà, io sarò pronta a farlo, della colonna sonora del primo film, di cui ho consumato il DVD, sì, ho il DVD, grazie Laura, so che sei in ascolto, ti ringrazio per tutte le edizioni speciali sbluccicanti dei DVD di Twilight, del primo film. Voi mi potete mettere una canzone a caso della colonna sonora e io vi saprò dire l'esatto momento in cui quella canzone è presente nel film. Vi sfido, cioè degli altri film no, ma del primo film
sono pronta. E cioè, la colonna sonora è veramente una colonna sonora di un certo livello, perché, signore e signori, la signorina Meyer, mentre scriveva questa cosa, ascoltava roba tipo Muse, Florence and Machine, e un Paramore, un sacco di gruppi fighissimi, cioè proprio quel tipo di musica che andava a quel, cioè, in quegli anni di base. Mm-hmm. Quella che su Wikipedia è classificata come anche un po' emo, rock, alternative, queste cose così. E tutte queste canzoni, in effetti, sono presenti nella colonna sonora. Cioè, io Live Out All The Rest dei Linkin Park, al momento l'amo, è una delle mie canzoni preferite in assoluto. E l'ho scoperta grazie a Twilight. E adesso sono pronta, questo era il momento che attendevo all'inizio puntata. Se voi vi sposate ascoltando A Thousand Here di Christina Perri, e la vendete, la ballate, ci fate i lenti, signore e signore, è solo perché lei ha visto in anteprima Breaking Down, la scena del matrimonio, e l'ha scritta per Edward e Bella. Quindi se voi fate gli schizzinosi con Edward e Bella, in realtà non sapete che quella canzone che ballerete al vostro matrimonio la ballerete soltanto grazie a Edward e Bella. Assolutamente sì. Ok? E parliamo di gente di P-Music in cui dicono: sai, a noi ci piacerebbe utilizzare le vostre canzoni, non lo so, Nitro Star Collision come canzone principale di Eclipse, ai Paramore gli facciamo scrivere una canzone candidata ai Grammy, nei code in cui lei strilla tantissimo perché racconta il patimento di Edward e Bella, di lui che non può leggergli il pensiero. Cioè, ti prego, dimmi la tua sulla colonna sonora. No, non ho parole per descriverla, ma perché, come diceva Carla, ha riportato, cioè è stata perfettamente in onda su quella wave pop punk, alternative rock del tempo. Quello un po' tempo. È un po' quello, un po' strilla, quello strillatino che mo non va tanto di ma moda. Ma anche folk, volendo, perché sì. Io ogni tanto, anche discutendo con Carla, rivediamo un po' le playlist di ogni film, no? E ci chiediamo quale possa essere la nostra preferita, e noi non riusciamo veramente a trovare risposta, perché no. Per l'appunto io in New Moon sono particolarmente legata alla canzone Roslyn di Bon Iver e capito? Bon Iver, perché c'è in fondo, no? C'è Bon Iver, Bon così. Iver, ragazze e ragazzi, cioè musica che ora come ora, nel momento in cui una persona ti si presenta e ti dice: io ascolto Florence and the Machine, Paramore, i Linkin Park forse un po' meno perché sono passati un po' di moda, Bon Iver, ovviamente la risposta canonica, i Muse, la risposta canonica è: ah, wow, che bei gusti musicali dentro di te. Sì, lo sappiamo, lo che sappiamo. Hai visto Twilight, esci fuori. No, c'è stata veramente tanta cura anche da parte degli artisti che sono stati personalmente coinvolti, sì, nella stesura del testo. È stato un lavoro proprio certosino da parte dei cantautori stessi nel dire: sì, accettiamo di scrivere una colonna sonora per Twilight, e lo facciamo in relazione proprio ai personaggi. Sì. Tant'è che, come mi ha detto Carla poco prima di iniziare questa puntata, se Twilight fosse stato ambientato nel 2023, a parte le problematiche di cui abbiamo discusso e potremmo discutere per ore, sicuramente un elemento portante della colonna sonora del film sarebbe stata, signore e signori, ovviamente Taylor Swift. Perché Bella, it's the problem, it's sì, her. Come sì. Diciamo prima, she's the problem. Non lo so. Poi pure l'estetica degli ultimi album di Taylor, non di Midnight, di quelli subito Folklore prima. Folklore ed Evermore, cioè, richiamano, scusate, moltissimo. Non è proprio l'estetica Twilight. Esattamente, richiamano moltissimo questa estetica dedicata all'escapism, al correre tra le foreste, al rifugiarsi, all'essere abbracciati da questi racconti folcloristici, queste creature mitologiche e che ti accompagnano. Iver, e c'è anche, ovviamente, in entrambi gli album la collaborazione con Bon Iver, tra l'altro Exile candidata ai Grammy, così come The Echoed dei Paramore. E infatti una notizia pressoché recente proprio in relazione a questo discorso riguarda il regista di New Moon, che è Chris Weitz, che si è ritenuto come posso dire, pentito di non aver reclutato Taylor Swift come cameo all'interno di New Moon, perché c'era stata una enorme possibilità di questa sua presenza partecipativa. Dopo. Il regista si è rifiutato.
E lui se ne è pentito. Ma perché? Cioè, spieghiamo perché. C'era la possibilità che partecipasse. C'era la possibilità che partecipasse perché anche Taylor Swift, come tutte noi, tutti noi, ma tutte noi in particolar modo, ed esplicito il plurale femminile perché Twilight è stata una, se non la prima saga, di cui il pubblico femminile ha fatto una grande rivendicazione. È stata una delle saghe in cui il pubblico maschile è stato letteralmente spazzato via, e proprio per questo si è dedicato un massivo odio nei confronti della saga. Perché non venitemi a fare critiche personali sul film, perché io potrei anche esserne d'accordo, ma le critiche sono nate proprio perché Twilight apparteneva per lo più a un pubblico femminile che lo ha fatto proprio e ha manifestato per la prima volta il suo far parte di un fandom, creare un fan base, creare delle fan fiction, fan art. Twilight non è stato GIF con glitter improbabile, ragazzi. Sublinge. Sublinge, cioè noi siamo lì, siamo presenti ovunque. Twilight non è stato criticato cinematograficamente. La critica cinematografica è arrivata più tardi, ma lo si è sempre schifato e allontanato perché appunto film riguardante esclusivamente, ripeto, un pubblico femminile. All'interno di questo pubblico femminile c'era anche Taylor Swift, che ai tempi era anche fidanzata con Taylor Lautner, al quale ha dedicato Back to December quando si sono lasciati. Ci siamo. Back to December, cioè torniamo nel periodo, in cui ti ho conosciuto, questo invernale, eccetera, eccetera. E ha partecipato anche a delle puntate su SNL in cui anche lei, così come tantissime riproduzioni comiche di Twilight, ha interpretato il personaggio di Bella. Anche perché è diventato proprio un cardine. C'è anche una puntata dei Simpson in cui rifanno Twilight, poi in cui Milhouse e Licantro poi si trasforma in Chihuahua. Sì. E lì poi è nata anche una cultura, sì, cioè tutti i film Twilight, tipo Mordimi, che fanno la parodia, mandata, cioè al cinema, poi non sì, visto su, non solo visto su, no, YouTube, io l'ho vista al cinema, tra l'altro arrabbiatissima con la gente che rideva vicino a me, tranquillissime, sì, cioè sì, sì. Poi la prendevo proprio alla leggera, ragazzi. È stato molto semplice sbeffeggiarsi di un prodotto che era nelle mani di un pubblico del femminile genere. Sì, comunque sì, io vorrei fare una specie di chiosa finale su quella che è proprio un amore profondo verso Robert Pattinson, perché Robert Pattinson, come tanti attori di Twilight, si pente un po' di essere stato in Twilight. Tipo c'è Anna Kendrick che interpreta Jessica, mm-hmm, che quando gli ricordi che è stata in Twilight, cioè dico no, fa sì, del negazionismo. Sì, ma Robert si è dimenticata di aver recitato in Twilight. Però Robert Pattinson, per quanto abbia preso in giro in molteplici interviste Twilight, è anche colui che all'intervista di Batman, quando la sua coprotagonista ha fatto finta di non sapere Twilight, la tipo, perdonatemi il tempo, è smerdata tantissimo dicendo è inutile che fa finta di no, il tempo per odiare Twilight ormai è passato. È finito. E se lo dice Robert che veramente, cioè, ha fatto dei commenti ai film deleteri, Robert che si è fratturato un piede per riprodurre la scena della mela che cade per terra, lui la calcia e gli arriva nelle mani come la copertina. Se Robert è arrivato ad accettare di aver fatto Twilight, di aver vissuto l'epoca Twilight, di aver fatto dei photoshoot veramente improbabili su Vanity Fair, a cui rimandiamo sempre perché sì, quella è cultura è iconica, la messa. Io vi direi che onestamente non il avete tempo scusa per odiare Twilight è finito anche per voi. Sì. Robert Pattinson, che ora viene idolatrato Rato perché in The Lighthouse, in Tenet, in Batman, se voi non l'amavate nei al panni di Edward Cullen, non l'avete mai amato. Non l'avete mai amato. Mai sappiatelo amato. Cioè, perché c'è qui chi lo amava ad Harry Potter, che l'ho amato in Twilight, si è vista tutta la prima filmografia a caso, che piange ancora per Remember Me, e se lui, oh, mamma mia, e se lui, signore e signori, ha deciso che Twilight finalmente non è più un tabù, dobbiamo rispettare la volontà di Roberto. Anche lui si è piegato alla queer culture che ha riesumato Twilight e gli ha dato una nuova vampiresca luce. Sì, mandateci tutti i vostri meme su Twilight, vi aspettiamo, numerosi. Sì. E per oggi ti interrompiamo qui. Io, ormai, Carla, ti ringrazio tantissimo per avermi invitata finalmente come ospite a questa puntata, decretando anche l'inizio non solo del nuovo anno in questo modo, ma anche della quarta stagione del tuo podcast. Ti ringrazio tantissimo.
Io ringrazio Laura, attendevo il suo ritorno da quel di Bologna, dalle lande di Bologna, tra le montagne, il suo ritorno in montagna per poter fare una puntata degna di questo nome, degna di Twilight. Una e vera di Roberto. Bella experience qui all'Aquila. E se ci incontrate per strada, domandateci di Twilight, noi saremo pronte a rispondere a tutte le vostre domande. Vi salutiamo, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e alla prossima puntata. Ciao!